Allora, mister, subito una presentazione della partita contro una squadra che comunque il Bassano è un'ottima squadra ormai da diverse stagioni. Sì, sicuramente è una prova di campionato per noi importante. Ci misuriamo con una squadra che ha mentalità, ha riconoscimenti tattici, ha grandissima intensità. Squadra forte, per questo livello squadra molto forte, organizzatissima. Quindi, al di là dei complimenti che vanno fatti a Bassano come movimento, come società, come calciatori, perché ormai si protrae nel tempo il loro far calcio a buoni livelli. Noi vogliamo misurarci con loro, questo mi sembra innegabile. Loviso e Fischnaller sono tra i convocati. C'è ancora una seduta di allenamento, si va verso il suppongo di sì. Proprio questa organizzazione di cui parli permetterà, insomma, al Bassano, ad esempio, di avviare due assenze, cioè la mediana rifatta perché da vie e proietti fuori obbligano Sottili a ripensare tutto lì davanti, la costruzione, almeno quella parte di quel reparto lì, quella zona di campo. Sì, al di là del rispetto delle mancanze che ha un collega che sta facendo bene, penso che sia la mentalità, non ci siano grandissime difficoltà a sostituirla, perché Bassano ha dimostrato di passare sotto qualsiasi forza porta caudina con grande senso di appartenenza, una società che lascia poco, che è organizzata bene, quindi penso che le due assenze saranno sicuramente colmate al meglio. Non si è, sintetizzo, non si è primi per grazia ricevuta per 2 o 3 anni, malgrado le categorie cambiano da C2, si uniforma. Questa è una squadra che ormai è mentalizzata, quindi non penso che la mancanza di uno o due giocatori possa pesare sul lago della bilancia grandissima differenza, anche perché c'è Cianetti che l'anno scorso ha fatto praticamente tutto il campionato, anzi ci sono risorse in più, paradossalmente sarebbe più motivante per uno che deve dimostrare qualcosa, sarebbe un effetto boomerang nell'essere precisi della descrizione dell'evento, quindi una squalifica che potrebbe pesare per noi, perché Cianetti e chi sostituirà sarà sicuramente molto motivato. A Piacenza i movimenti degli esterni sono stati importanti. In settimana ho visto anche il suo vice dalla parte opposta a lei e insistevano molto con Boniperti, con i vari Mars, eccetera, per fare determinati movimenti. È fondamentale, soprattutto contro una squadra veloce come il Bassano, che anche gli esterni diano una mano in fase di possesso, oltre che negli inserimenti. Io penso che queste siano anche considerazioni, sì, logiche, giuste, ma sindacali. Cioè, la squadra deve necessariamente, quando perde la palla, partecipare tutta e in fase di costruzione le azioni hanno una tematica pericolosa, interessante, se partono bene da dietro. Non c'è un reparto che è predisposto a far solo. Devono far tutti, devono collaborare tutti, devono necessariamente avere uno spirito di sacrificio importante, ma ripeto, questo è il minimo sindacale per chi vuole vincere. Una squadra che non si sacrifica, che non partecipa a tutto, secondo me non vincerà. Ho ragione a Bassano perché Piacenza magari era un po' lento in fase di ripartenza, forse Bassano è una squadra che ha dei valori diversi. Sì, l'ho detto prima, Bassano è 3 anni che è in testa, forse Piacenza no, quindi ci aspetterà un avversario sicuramente più ostico.